ogni tanto segnalate falsi messaggi, annunci, in cui in teoria alcuni personaggi, influencer, personaggi famosi, spiegano come fare i soldi. E quando me li segnalate, in sostanza mi segnalate il falso, cioè come per dire quello non è quello vero. Ma la notizia che vi voglio dare è che anche quelli veri non hanno la più pallida idea di cosa dirvi in generale per farvi fare i soldi. Perché? Perché il fatto di essere famosi online è il risultato di una serie di tecniche o di meccanismi che vengono definiti dalle piattaforme. Poi certo, un minimo sapere che bisogna pubblicare frequentemente per avere più audience, ci mancherebbe altro. Ma tutto quanto è definito dalle piattaforme stesse, per cui il fatto di avere successo è magari perché hai una cresta colorata, perché sai parlare bene in video, ma non è replicabile. Quindi che siano veri o falsi i personaggi famosi che vi dicono come si fa a fare i soldi, comunque è falso, ok? Cioè non è importante che sia falso, sia fake, è proprio che non dovete neanche pensarci che possa esserci senso anche se ve lo dicessero vero. Addirittura è già successo che, ad esempio nel mondo cripto, alcuni famosi si siano fatti intortare da quelli del mondo cripto e hanno proposto di comprare cripto, che poi si sono rivelate degli scam, delle truffe, in realtà erano veri, peraltro con la scusa dell'innovazione non sono pure neanche stati biasimati o colpevolizzati per averlo fatto, perché dicevano, ma sapete, io non lo so, sapete, parlare un mondo innovativo, e quindi ho suggerito di comprarle perché mi sembravano un buon investimento. Allora, se uno non fa il consulente finanziario, non è iscritto a un albo, non fa quello di lavoro, non ascoltate investimenti finanziari da parte di questi. E se uno fa l'influencer, anche famosissimo, magari ha solo fatto delle foto, è carina, ha fatto delle foto con dei vestiti carini, e non è un imprenditore, un'imprenditrice digitale, perché quello è il lavoro di altre persone che sanno usare le piattaforme che vi ricordo essere di proprietà di terzi. Quindi c'è qualcun altro che decide cosa tu vedi, cosa non vedi, cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Ciao ragazzi.